ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Gli allievi di alcune classi terze dell'Istituto Tecnico Tecnologico Montani di Fermo hanno incontrato presso il terminal Mario Dondero il primo maresciallo degli alpini Luca Barisonzi, medaglia d'argento al valor militare, rimasto coinvolto in un attentato in Afghanistan 12 anni fa. La conferenza è stata organizzata dalla social radio Mamma Esco a fare due passi, in collaborazione con Team Terminal, Comunità di Capodarco, Comune di Fermo e Ambito Sociale 19. L'idea di invitare Luca Barisonzi si è rivelata una felice intuizione di uno dei membri della social radio che ha fatto riflettere ed emozionare. L'idea è nata sotto periodo Covid perché uno dei componenti della redazione aveva già un blog con questo nome e parlava di viaggi. Sotto il periodo Covid ha deciso così di fare delle live su Instagram, su Facebook, dove chiedeva ai ragazzi sparsi per tutto il mondo di raccontare la propria giornata. E un altro membro della radio che si occupa di bandi, di partecipare a bandi, ha colto l'occasione. C'era questo bando dove appunto si poteva dar vita a una radio, una social radio locale, e da qui è partito il progetto. Storia bellissima quella che Luca ha raccontato agli studenti. Originario di un piccolo paese vicino Vigevano in Lombardia, Luca a 21 anni si arruola nell'esercito italiano per poi entrare nel corpo degli alpini con il quale parte per l'Afghanistan e il 18 gennaio del 2011 a Bala Morghab rimane coinvolto in una sparatoria. Un talebano travestito da soldato afghano apre il fuoco contro i militari italiani. Luca Sanna, amico e commilitone di Barisonzi, resta ucciso e lui riporta un danno permanente alla colonna vertebrale. Inizialmente poter immaginarmi già seduto in una carrozzina, muovendo un po' le braccia, potermi grattare il naso da solo, sembrava un'utopia. Nonostante tutto, Luca è andato avanti, si è sposato, ha la gioia di essere padre e dell'Afghanistan conserva un ricordo caro. Sicuramente quello legato ai miei colleghi che sono diventati in quei mesi i miei fratelli, perché ho condiviso con loro esperienze molto forti che però hanno permesso di creare questo legame che resterà per sempre con loro. Dopo la straordinaria impresa che, finita la riabilitazione, lo ha portato sul Monte Rosa fino a 4.559 metri grazie ad una carrozzina elettrica cingolata, oggi Luca ha un altro obiettivo. Penso sia fondamentale nella vita avere nuovi obiettivi, forse nuovi obiettivi per avere un orizzonte da seguire ogni giorno della nostra vita. Sportivo paralimpico della difesa, ho scoperto di poter fare tiro a segno con carabina ad area compressa e il mio obiettivo adesso è quello di riuscire a entrare in nazionale e così aprirmi le porte per gare internazionali, chissà, magari una paralimpiade.